Eccoci qua. Oggi è sabato 30 ottobre, a distanza di 2 settimane dalla svinatura, facciamo il primo travaso. È tempo di travaso per far cosa? Per eliminare le fece grosse, quindi ripulire il vino che sta riposando nelle damigiane dalle fece grosse che possono causare. Dare delle puzzette, creare problemi, anche avere al proprio interno dei batteri magari indesiderati. Quindi normalmente si fa, io in genere lo faccio dopo una settimana, ma siccome il vino stava ancora fermentando, soprattutto intorchiato, ho deciso di farlo dopo 2 settimane. Quindi iniziamo. La prima cosa da fare, naturalmente, è sciacquare tutto ciò, sciacquare molto bene tutto ciò che viene utilizzato per il travaso stesso. Sciacquiamo tutto. Come con soluzione di acqua e metabisulfito di potassio per sanificare tutto, quindi le pompe che servono più il motorino, e poi naturalmente sciacquiamo tutto con l'acqua abbondantemente. Dose abbondante di metabisulfito di potassio. Tanto poi sciacquiamo tutto quanto con molta acqua. Era praticamente finito. Spatola. E sfreghiamo abbondantemente. Sto lavando il mastello che servirà poi per contenere tutto il vino che toglierò dalle damigiane, rimetterò tutto insieme e poi rimetterò le damigiane una volta pulite. Questo è un mastello da 250 litri. Ok, adesso sciacquiamo con acqua. Ricordo sempre che questa è una vinificazione casalinga, quindi i metodi e gli strumenti sono casalinghi, ovviamente. Nel frattempo i Cure mi tengono compagnia. Sono abituato a lavorare sempre con la musica. Non si sente, però c'è la musica dei Cure. Volte passano molte macchine. Questo perché casa nostra o su lei è sulla strada, cioè il cortile è proprio sulla strada. Quindi ok. Adesso devo trovare un metodo.
Questo è fondamentale per lavorare in pulizia in modo che non ci siano contaminazioni nel via. È vero che noi aggiungeremo una quantità minima di solfiti, però bisogna sempre avere puliti gli strumenti con cui si lavora nel vino. Ok, siamo pronti per prepariamo, mettiamo il solfito. Dobbiamo mettere 2 grammi per ettolitro, siccome abbiamo 180 litri di vino, mettiamo 3,60 grammi di metabisolfito, che poi metteremo nel mastello per appunto proteggere il nostro vino. Questo è un bilancino di precisione molto molto utile. Sarebbe quello dei pusher. Io quando l'ho comprato mi hanno anche guardato male, ma insomma. Quindi misuriamo, ho tarato naturalmente. Questo è molto preciso, vedete? Misura proprio i grammi. Quindi 3,60 grammi dobbiamo misurare. Ne togliamo un pochettino. Ecco qua. 360 e poi li mettiamo nel mastello, ok? Ok, è tutto pronto per il travaso. Abbiamo aperto le damigiane, messo i tubi, vedete, un tubo, utilizziamo una piccola motopompa per il travaso. Un amico produttore mi ha detto che questa pompa stressa il vino. Effettivamente lo stressa perché questa pompa si basa su un meccanismo tale per cui una specie di elica preleva il tubo, preleva il vino che entra da questo tubo e lo rispinge verso questo. Quindi effettivamente è un'azione meccanica che stressa il vino, ma non posso fare altrimenti perché avendo le damigiane alla stessa altezza non riuscirei a fare diversamente. Potrei lavorare in maniera meccanica, però poi naturalmente una volta che il vino arriva a questa altezza si ferma. Quindi devo usare per forza la pompa e poi soprattutto perché devo mettere tutto il vino. Quindi ricordate le due damigiane con il mostofiore più quella di torchiato, adesso lo devo mischiare tutto insieme e quindi mi serve utilizzare una pompa per poter mischiare tutto insieme e poi poter rimettere nelle damigiane stesse. Quindi facciamo l'operazione e cominciamo a prelevare il vino utilizzando questa pompa con questo beccuccio che io manderò in fondo alla damigiana. Tanto per dire che appunto le cose succedono. Ok, ho toccato il fondo. Questo mi serve per tenere soltanto un po' più dritto il. Ho toccato il fondo e quindi adesso, ecco, però questa cosa si muove, questo non mi piace, vedi? Questo non si deve muovere. Perfetto. Quindi iniziamo il travaso. Iniziamo il travaso, mettiamo tutto il vino qua dentro. Adesso cosa facciamo? Usiamo un boccale, prendo un po' di vino. Naturalmente una bella schiuma. Ci metto dentro i 3,60 grammi di metabisolfito di potassio. Agito.
e lo riverso qua. Sciacquo. I puristi potranno avere, dicevo, puristi potranno avere da dire sul riso e solfiti, tuttavia la quantità di solfiti che usiamo, che aggiungiamo al primo travaso, è talmente bassa che di fatto non fa altro che andare a compensare la perdita di SO2 che in maniera naturale il vino produce nella sua, meglio, il vostro produce durante il processo di fermentazione, e serve appunto per integrare la SO2 libera che si perde durante il travaso. In ogni caso io ho già prelevato un campione di mosto e vedo quanto sarà prima dell'aggiunta naturalmente del metabisolfito, e vedo quant'è la SO2 libera. Dopodiché mi regolo con la quantità di solfiti da aggiungere. Per adesso sto facendo, come dire, una protezione cautelativa, è pochissimo. 2 grammi per ettolitro di metabisolfito di potassio corrispondono a circa 1,1 grammi di anidride solforosa totale. Di fatto è come se fossero praticamente la prima damigiana ha finito. Prima la bigiana finita, ecco perché si è spostato questo. Vediamo se c'è ancora qualcosa da pescare. Aveva ancora qualcosa da pescare. Poca roba comunque. A posto. La prima la bigiana finita. Adesso facciamo gli altri. Dicevo, è praticamente è proprio pochissimo la quantità, cioè alla fine 1,1 grammi per ettolitro significa ogni 100 litri, quindi sarebbe 0,11 grammi ogni 10 litri, 0,011 grammi ogni litro, quindi 11 mg per litro, che è una quantità veramente minima, se contiamo che la legge prevede che per i vini rossi possiamo arrivare anche fino a 100 mg per litro, quindi stiamo mettendo un decimo della quantità consentita per legge, è soltanto un fattore protettivo, ok? Adesso continuiamo. Piccolo intermezzo del video per far vedere i risultati del campione che ho prelevato. Quindi come si vede il Cannonau ha quasi 14 gradi di alcol, ha ancora un discreto residuo zuccherino in termini di glucosio e fruttosio, ha una buona acidità totale, un pH che si avvicina molto a quello che avevo misurato durante la vendemmia, che avevamo misurato 3,37, in realtà il pH è 3,39, quindi il pH metro comunque dà un'ottima misura. Come si vede, l'acidità volatile è ancora molto bassa perché non siamo neanche a 0,7, quindi siamo stati bravi a controllarla. Ha una buona dose di acido tartarico, di acido malico e poco acido lattico, significa che non ha ancora svolto, ma me lo aspettavo, la fermentazione o trasformazione malolattica. Ha una percentuale molto piccola di alcol metilico, ha un buon corpo che è rappresentato dall'estratto secco totale e, come abbiamo visto, l'anidride solforosa totale è 26 mg litro e questa è l'anidride solforosa prodotta durante la fermentazione, quindi in maniera del tutto naturale, non aggiunta. Come vedete, l'anidride solforosa libera è 12 mg litro. Per intenderci, l'anidride solforosa libera è quella che protegge il vino dalla ossidazione e anche dai batteri indesiderati. Cosa abbiamo fatto noi quando l'abbiamo aggiunto? Abbiamo detto circa 2 grammi poco più di 2 grammi per ettolitro di anidride solforosa totale,
quindi basta fare un pochettino i calcoli e torna che avendone perso durante il travaso e avendone aggiunto, praticamente saremmo come dire sul flotta totale attorno ai 30, 34, 35 e come dire solforosa libera un po' meno della metà, quindi parliamo di 17-18, per cui valore di solfiti assolutamente nei limiti, anzi veramente veramente molto bassi, che a noi servono soltanto per proteggere il vino. Per adesso queste analisi mi soddisfano perfettamente. Questo residuo zuccherino che ha finirà, o meglio, verrà esaurito dall'ulteriore residuo a fermentazione che sta avvenendo attualmente nelle damigiane. E quindi al secondo travaso mi aspetto di avere un residuo zuccherino ancora più basso. Seconda damigiana. Terza damigiana. Cinque litri di questo boccione che travasiamo per caduta. Non si butta via niente, eh? Solo le fece si buttano. Si può vedere. Come, infatti, vediamo se si vede bene. Vediamo se si vede bene. Sì, dovrebbe vedersi. Si vedono le fecce? Sì, si vedono bene. Vedete? Eh sì, si vedono proprio bene. Queste sono le fecce, fecce grosse, che appunto buttiamo. E dulcis in fondo, questa bottiglia. Che questa bottiglia che ho dovuto chiudere, non avevo un tappo gorgogliatore apposito, l'ho dovuta chiudere con un tappo semplice. Guardate un po'. Non si butta via niente. È un po' torbido, naturalmente, ma pazienza. Questo era praticamente l'ultimo residuo, l'ultima bottiglia. Sarebbe stato interessante vedere, ecco, vedete, per esempio, guardate. Questo è un acino. O meglio, è la buccia di un acino. Questa non va bene. La stragrande maggioranza è con un'altra buccia di acino. Non va bene. Sapete cosa facciamo? Adesso assaggiamo. Assaggiamo, preleviamo col Tastevin un po' di vino. Qui l'ho assaggiato prima per vedere com'era, poi lo riassaggio. Naturalmente è un vino, beh, adesso ancora, a parte che è ovviamente torbido perché parzialmente è torbido, non troppo torbido, non so se si vede. Vediamo in controluce. Vediamo in controluce se si riesce a. Vediamo un po', eh. Eh sì. Diciamo che si vede che è torbido. Ma è giusto che sia così. È giusto che sia così, perché il travaso serve appunto per questo. Vediamo un po' com'è, dai, naso. Se neanche ancora giova, proprio.
ancora il profumo del succo di mosto. Però si cominciano a sentire frutti rossi. Prugna, mora. Un alcol moderato. Molto buono, fruttato, sa proprio di mirtillo, di lampone, di fragola, veramente buono. Ha ancora un leggerissimo, leggerissimo residuo zuccherino, è il motivo per cui questo vino adesso noi lo rimettiamo nelle damigiane, avendo mischiato tutto quanto il torchiato con il mosto fiore. Rimettiamo tutto in damigiana, comunque è veramente molto buono. C'è ancora una piccola presenza di anidride carbonica, ma passerà, lasciandolo riposare ancora. Questo è il primo travaso qui. Molto interessante. Buono, veramente buono. Per adesso sono soddisfatto. Questo me lo finisco di bere dopo, che ci sono ancora qualche... C'è ancora qualche pezzettino. Adesso rimettiamo nelle damigiane, non prima di averle sciacquate per bene. Sciacquiamo le damigiane. Guardate. Allora. Vediamo se si vede. Vede. Molto torbido. Molto torbido. Molto torbido. Ovviamente. Ora sciacquiamo. Naturalmente non c'è bisogno di sciacquare anche col metabisolfito perché tanto le damigiane conterremo il vino che è pulito, quindi sciacquiamo diverse volte finché l'acqua appunto non è pulita, e poi e anche perché il metabisolfito naturalmente ce l'ha già il vino che abbiamo, come ho fatto vedere prima. Quando l'acqua è pulita vuol dire che la damigiana è pulita. Ma insomma non ci sono incrostazioni qui perché il vino ha riposato solo per 2 settimane. Quindi è chiaro che... Un'altra sciacquata. Facciamo anche per le altre, dai. E siamo pronti per il travaso al contrario. Abbiamo lavato le damigiane, adesso preleviamo dal mastello e ributtiamo in damigiana, stando attenti naturalmente a non far, come dire, fuoriuscire il vino. Quindi, pronti. Invertiamo, via.
alla grande. Adesso io naturalmente devo controllare che non fuoriesca il vino. Ok, abbiamo finito con le tre vasi, abbiamo riempito le tre damigiane che sono diventate, abbiamo perso circa 6 litri di mosto, o meglio di vino, scusate, perché con insomma, le fecce abbiamo perso appunto 6 litri di vino e abbiamo riempito che quei litri, diciamo, di questo boccione, che non so più dov'è, insomma, del boccione da 5, e della bottiglia da un litro. Quindi adesso abbiamo 54 damigiane di vino ormai al primo travaso, che è ancora parzialmente turbido, che però adesso riposerà. Poi faremo naturalmente un altro travaso. Abbiamo aggiunto appunto 2 grammi per ettolitro di metabisolfito, che su un totale di 180 litri facevano circa 3,6 grammi di metabisolfito in tutto. In realtà ci ho pensato dopo, ho fatto il conto considerando anche il rosato che sta ancora bollendo, quindi ancora non l'ho travaso. Quindi in realtà ho aggiunto un po' più di 2 grammi di metabisolfito per ettolitro, ma stiamo parlando di 2,2-2,3, perché anziché essere 180 litri, avrei dovuto fare il calcolo su 163, poca roba, non cambia la sostanza, diciamo. Mettiamolo così, dai. Ho fatto un piccolo errore, ma non è niente di... non è sostanziale. Adesso rimettiamo il tappo gorgogliatore e poi naturalmente si lava tutto quanto. Anzi, mettiamo il tappo gorgogliatore adesso. Ah, io volevo dire una cosa, ci tengo a dire una cosa. Allora, tutto quello che sto facendo vedere, posto che appunto la vinificazione casalinga, l'abbiamo già ripetuto 1000 volte, volevo precisare che io faccio le cose esattamente come le faccio vedere. Cioè, non è che adesso sto facendo vedere delle cose perché sto facendo il video. No, sto facendo esattamente le cose che faccio per fare il vino. E fino adesso mi sta andando abbastanza bene, tranne annate come quella dell'anno scorso, che non ho fatto vino, non ho fatto Cannoneo perché la permospora mi ha bruciato la vigna. Ma quest'anno sta andando bene e le procedure di vinificazione sono esattamente queste qua, cioè lo faccio sempre in questo modo e diciamo sono abbastanza soddisfatto. Ok, abbiamo finito il primo travaso, come vedete abbiamo lavato tutto, abbiamo sciacquato bene tutto quello che abbiamo utilizzato in modo che la prossima volta sia pulito, cioè solo da sciacquare. Abbiamo rimesso i mastelli al loro posto sugli scaffali, le pompe al loro posto. Adesso il vino riposa con i tappi gorgogliatori in attesa del secondo travaso. Vedremo un pochettino fra quando farlo, probabilmente fra un mesetto, diciamo. Normalmente io faccio il secondo travaso attorno al periodo dell'Immacolata, quindi i primi di dicembre, per poi fare un altro ulteriore travaso a Capodanno, quando fa freddo e le fece, insomma, le particelle per effetto del freddo si condensano e scendono per terra. Quindi il primo travaso effettuato, sta andando molto bene, adesso mi godo questo ultimo goccio di vino. Alla prossima!